Buonasera dal Gruschet, buon giovedì. Questa sera sarà un filmato un po' particolare, vedremo cosa esce fuori. Comunque in teoria, in pratica vado a mangiare in macelleria, praticamente, e mangiamo una bella fiorentina. Vediamo se riesco a finirla tutta, se non ci riesco la porto a casa. Buonasera a tutti, buon appetito. Ciao dal Gruschet. Ci siamo quasi. Vuoto. Da tuo vicino. Te l'ho contata? No. Ti sono giustizie. Sì, sì. No. Te l'ho contata che io a me ho gente. Siamo quasi pronti. La sfida inizia. Qua non voleva essere. Questo qua è, questo qui è un piccolo antipasto. Non viene perché un piccolo antipasto e cominciamo da questo, vediamo. Piccolo antipasto. Esatto, bravo. Antipasto. Ah, e mangiamo. Buonissimo. Mangiare merda. Ecco qua, all'attacco, adesso inizia la battaglia, chi la vincerà? Non si sa. Ecco qua, tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto. Grazie, grazie. Girati, guarda di qua. C'è le signore di Arvello che hanno fatto le fiorentine con la vecchia vecchia. Ce l'abbiamo fatta. In effetti è fenomenale. Sì. Il tiro qui è notare la carne che è stata tagliata con un coltello di prima e dopo quindi carne morbidissima, tenerissima, buonissima. Per una settimana non mangio più carne, basta. Dunque, la sfida è stata vinta. Praticamente Gruschet mi stecca 1-0. 1-0. Adesso facciamo una panoramica. Tutti i vari sfidanti che hanno vinto tutti, la pera cotta. E adesso attacchiamo il dolce, lo attacchiamo con un vino bianco spumante. Sì. Dolce spumante, terracotta fantastica, una terracotta molto buona, è una crema tipo zabaione con tipo il vino, una cosa del genere, buonissimo, niente da dire. E vai di Braghetto. Un piccolo assaggio di Berchetto.